perché io credo che il cambio di Giovanello non sia stato positivo affatto, e soprattutto questo fatto che davanti questa squadra non segna più, tu inverti tutti gli attaccanti, gli cambi, ne metti 4, 5 a partita, però questo Padova non sa più fare gol. Io ti chiedo, i numeri sono numeri, come mai secondo te, perché comunque non è che sul piano dell'impegno mi si possa riproverare, anzi, però tanta pressione, però poi non è una risposta. Cambio di Giovanello, Giovanello per quello secondo me è un leggero affaticamento, quindi ho preferito non andare oltre. E per quanto riguarda il fatto dei numeri, come hai detto tu, non mentono, quindi che sono quelli. Però poi vanno analizzati un po' più a lungo raggio, nel senso che anche oggi penso che abbia fatto la partita, penso che il primo tempo abbia fatto anche bene al punto di vista del palleggio, penso che siamo arrivati un sacco di volte nei loro 16 metri e credo che abbiamo avuto poca qualità nel rifinire, e diverse volte abbiamo subito fallo, infatti abbiamo subito 4-5 punizioni negli ultimi 10 metri prima della di rigore, solo perché avevamo preparato la partita per liberare quello spazio per poi rifinire. Queste sono partite che probabilmente andrebbero sbloccate anche su, e questa è un'ulteriore critica che mi autofaccio, non su una palla da fermo, perché ne abbiamo avute diverse, oggettivamente abbiamo sfruttate non benissimo. Però non si può che lavorare per cercare di invertire quei numeri che sono sacrosanti, che tu dici, cercando di mantenere quello che aspetto del gioco, del tenere la partita in pugno, del rischiare poco, perché oggettivamente oggi abbiamo rischiato gli ultimi 7-8 minuti perché un paio di volte siamo partiti qua dietro la palla in maniera scriteriata, abbiamo subito due contropiedi, due o tre contropiedi che non dovrebbero esserci, perché le partite quando fai tutto per vincere non ci riesci, non devi assolutamente perdere. Però l'unica strada è cercare di lavorare ancora meglio, perché altro non mi conosco per adesso. Mister Grilli, Gazzetta dello Sport, buonasera. Buonasera. È vero quello che dice lei, che nel primo tempo il Padova ha tenuto il pallino del gioco in mano, però se andiamo a vedere davanti, a parte la punizione su cui Lavaglia è stato molto bravo, c'è stato un gran movimento, grande presenza nella tre quarti avversari, però poi di costrutto ce n'è stato poco. Quello che lei ha detto è giusto, le chiedo, questo Gubbio se lo aspettava così? Non siete riusciti a fare il vostro gioco perché avete trovato un Gubbio che magari lei non si aspettava così? No, in realtà il nostro gioco l'abbiamo fatto e non abbiamo rifinito, perché poi fino agli ultimi 16 metri abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto anche bene, e che abbiamo avuto alcune volte poco tempismo, altre volte poca qualità nel rifinire, perché poi la partita è stata fatta nella metà campo offensiva e 10 metri fuori l'area c'è da o da saltare un uomo o da rifinire, e in quello siamo mancati. Il Gubbio è questo, è una squadra tosta, una squadra organizzata, una squadra che è difficile da affrontare. È chiaro che poi se l'avessimo sbloccata sarebbe stata una partita più facile, invece si è messa su questi binari e il risultato del campo va sempre accettato. Il Gubbio forse anche una delle poche squadre che non ha subito il Padova negli ultimi minuti, perché spesso il Padova viene fuori alla distanza, come ci spiegavi anche tu, invece forse alla fine il Gubbio ha fatto meglio del Padova. Sì, in realtà più che ha fatto meglio, ha sfruttato due o tre ripartenze dove noi per la voglia di fare gol a tutti i costi siamo fatti qua in una posizione, diciamo, sbagliata, perché come dire, va bene il voler vincere a tutti i costi, ma comunque bisogna tener conto degli avversari, quindi quando attacchi il posizionamento della palla deve essere giusto, altrimenti prendi 80 metri contropiede. Ma in realtà
la partita l'abbiamo fatta sempre noi. Chiedo scusa, no, prego. È errato dire che calato il brasiliano è calato il Padova? No, il brasiliano con quali? No, il centrocampista. No, il Padova non è che è calato, e la partita è, più passa il tempo, più la partita si mette su binari complessi. E questa è una categoria dove io dico sempre ci sono tre partite, i primi 10-15 minuti, poi c'è la partita e poi stanno gli ultimi 15 minuti, dove diventa più una battaglia. Ecco. E quindi, come dire, Ronaldo rientra da una squalifica, ma anche da un problemino, credo abbia fatto la sua partita. Che è successo, mister, alla fine? Ha fischiato una simulazione a Soleri? Sì, simulazione a Soleri, poi anche abbiamo ammonito un giocatore del mondo perché non della spinge, ha preso le cose di campo. Quindi nascono in quello lì. A me l'ultima domanda. Ma, allora, siete stati in testa per 13 giornate. Adesso chiaramente c'è un rallentamento, questo Vicenza sta andando, dopo fatalità, dopo la vittoria vostra nel derby, è decollato. Ti chiedo, dentro lo spogliatoio, siete ormai consapevoli che Vicenza sia la squadra irraggiungibile oppure che possiate giocare fino alla fine? Non abbiamo guardato gli altri dall'inizio, quindi non li guardiamo neanche adesso. E gli spogliatori ho detto semplicemente che conta il noi e mai l'io. Questo ho detto a fine partita. In qualunque circostanza, non conta io potevo fare, io non ho fatto, tu hai fatto, tu non hai fatto, ma conta il noi, questo ho detto a fine, e questo lo ribadisco. Quindi noi dobbiamo migliorare, pensare a noi stessi, cercare di fare meglio, cercare di fare più punti possibili sempre e comunque e accettare il verdetto del campo, non pensare a era rigore o non era rigore, il campo era fangoso o non era fangoso, c'era vento o non c'era vento, pioveva o non pioveva, gli avversari sono bravi o non sono bravi, dobbiamo pensare a noi. Questo non abbiamo mai guardato la classifica me la guarderemo fino a quando non mancheranno 5-6 giornate alla fine. Penso che questa sia la strada. Mi sembra che non abbiate mai nemmeno cercato alibi. No, io penso proprio di no, anche perché l'ho detto, lo ribadisco, l'alibi è dei perdenti. Noi vogliamo lavorare, cercare di dare il massimo di noi stessi. Delle volte ci riusciamo, delle volte meno, e lo sappiamo, siamo i primi autocritici. E il compito del allenatore del Padova, che in questo caso sono io, è quello di fare qualcosa per andare a correggere quelle che sono le problematiche che le partite ci portano. E lui ha detto la prima volta che ti critico. Io, se fossi stato lui, avrei criticato 100 volte, cioè mi critico molto, molto di più di come vengo criticato, perché so che ci sono delle aspettative, ma le più grandi aspettative ce l'ho io verso me stesso, quindi ci mancherebbe, però gli albi non fanno parte di noi, quindi non guardiamo gli altri, dobbiamo essere noi, perché nel momento in cui chiunque inizia a dire io è la fine. Ma perché hai notato qualche globalismo? No, assolutamente no. Assolutamente, proprio per questo ho proprio ribadito questo concetto.